Il sole fucina degli dèi. Il nuovo seminario, amici, che ci sarà il 6 giugno 2021, domenica. Un seminario dove affronteremo aspetti straordinari della nostra stella che, come ben sapete, è studiata dalla nostra scienza astronomica. Ovviamente è una scienza che si approccia all'astro da un punto di vista della scienza ortodossa materiale, però la storia ci dice anche che nell'antichità popoli come i Sumeri, come i Babilonesi, come i Greci, gli stessi romani vedevano nel sole una divinità e oggi sappiamo bene che le religioni ufficiali, compresa quella cattolica, reputa queste antiche credenze delle idolatrie, perché gli antichi non avevano la scienza, ci dicono, e quindi non avendo la scienza deificavano elementi di natura come appunto il sole. Ma la domanda che io pongo è questa: ma è davvero così? Non può essere che i nostri progenitori, queste antiche civiltà che hanno raggiunto nel campo del sapere anche vette elevate come gli egiziani, da cui ad esempio i grandi saggi dell'antica Grecia andavano a istruirsi come Platone e così via, non è che sapevano magari qualcosa che noi ci siamo dimenticati, magari qualcosa che erano antiche conoscenze che sono arrivate fino a quelle epoche proveniendo da civiltà grandiose, seppure oggi non ancora accettate dalla scienza, come quella di Atlantide? Potrebbe essere un'idea su cui lavorare. Ebbene, oggi abbiamo a disposizione una straordinaria fonte che ci porta a una scienza evolutissima e che ci rivela sulla natura reale del Sole delle cose veramente fantastiche, e sto parlando della scienza extraterrestre, perché da questi esseri negli ultimi 70 anni ci sono arrivate delle informazioni preziosissime, straordinarie, fenomenali sulla reale natura dell'astro che dà alla Terra la sua vita fisica, compresa la nostra, ma anche altre cose che la scienza moderna, nonostante gli studi che fa, non ha ancora capito. Quindi in questo seminario io parlerò di queste importantissime rivelazioni che gettano una luce veramente incredibile, che ci permetterà di capire delle cose del nostro Sole che non solo, diciamo, ci permetteranno di approfondire quella che è la natura dell'astro, ma soprattutto ci permetterà ancora meglio di capire la natura di Dio, di Cristo e degli stessi esseri umani. Entreremo in quella fantastica realtà che è il fatto che il Sole è un mondo abitato, dove ci sono quegli esseri che conosciamo dalle antiche scritture, gli Elohim, e queste conoscenze poi ci permettono di capire meglio anche la figura di Cristo, aspetti della sua storia come la trasfigurazione che la religione ce la propone, ma senza in realtà saperci spiegare bene che cosa è accaduto. Quindi in questo seminario, nel quale affronterò queste tematiche, potremo approfondire e conoscere queste incredibili rivelazioni che non sono solo un nuovo bagaglio cognitivo, ma sono informazioni che poi noi possiamo trasportare sul piano pratico della nostra vita umana, nella nostra quotidianità, e che ci permetteranno di avere una interazione con la realtà, ma anche col mondo cosmico e soprasensibile o soprannaturale, se vogliamo usare questo termine, che ha dei risvolti e delle potenzialità veramente insospettabili. Quindi vi aspetto tutti, ripeto, domenica 6 giugno 2021, dalle ore 14:30, il seminario Il Sole fucina degli dèi. Così, amici, grazie a queste informazioni, capiremo bene perché le grandi civiltà dell'antichità adoravano l'astro re, il nostro sole.